Si è svolto nell'intera giornata di ieri l'evento organizzato dalla scuola secondaria di primo grado Luigi Sturzo di Biancaville, dal titolo Un anno trascorso insieme, fra cultura, sport, solidarietà, diritti civili e legalità. La giornata ha avuto inizio con attività sportive per gli alunni nel campetto della scuola, ma anche con la premiazione degli studenti meritevoli dell'anno scolastico e l'esibizione del mini concerto dell'orchestra Luigi Sturzo, composta da 78 elementi, vincitrice della 16ª edizione del concorso di esecuzione musicale a Matera col premio Rosa Ponselle. Nel pomeriggio la presentazione del libro Ciro vive, della mamma del tifoso napoletano Ciro Esposito, ucciso nel 2014 a Roma da un colpo di pistola prima della finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina. A fine conferenza è stata riproposta l'esibizione del coro della scuola, un'occasione per rivivere tutti i momenti più importanti dell'anno scolastico, grazie anche alla proiezione di un corto realizzato dagli alunni, docenti e del preside della scuola. È un anno trascorso insieme, trascorso con tutti gli alunni, con tutti i professori, con tutto il personale della scuola. Un anno che ho voluto chiudere dando ancora valori sociali, culturali, sportivi, con Antonella Leardi che è stata qui con noi e che ci ha permesso di far vivere quello che è un dramma ma anche un messaggio di fiducia e di speranza. Un orgoglio la vittoria a Matera dell'orchestra della Luigi Sturzo. Un grande orgoglio perché poi è il primo anno che io sono qui e quindi trovarmi di fronte a un'orchestra ben organizzata di grandi musicisti di 13 anni, 12 anni, 11 anni, ma di grandi musicisti, di grandi docenti che hanno fatto delle bellissime partiture, avere il riconoscimento di un concorso che si fa da 16 anni con una giuria di professionisti dove hanno dato il massimo dei voti, 100 centesimi, per 3 volte in 16 anni e poi vedere che la nostra scuola si scontra, per meglio dire, si incontra in competizione anche con le scuole secondarie di secondo grado, con i licei musicali e con le accademie, vincere anche con i licei musicali e con le accademie, mi riempie di orgoglio, ma io dico che questo è solamente l'inizio, perché da qui deve partire un progetto di crescita ulteriore.